risultato davvero da medaglia d'oro è quello dell'istituzione, quello di aver completato tutte le opere stradali, delle infrastrutture, che sono solo piccoli particolari, ma abbiamo tempo a sufficienza per metterlo proprio a livello di massima sicurezza per gli atleti, ma devo dire che con molta soddisfazione, ma lo dico prima da cittadino italiano e poi da Presidente Federazione, il fatto che il campanilismo toscano questa volta non c'è stato, c'è stata tantissima sinergia e produttività da parte degli enti e le opere realizzate sono sotto gli occhi di tutti, ma sono opere che servono per il mondiale ma che rimangono soprattutto ai cittadini e questo è un aspetto positivo. Per quanto riguarda l'organizzazione, diciamo, è stata tutta realizzata, tutte le opere sono previste, soprattutto tutta la zona d'arrivo che è quella di maggiore richiamo ovviamente perché ospiterà l'arrivo di 12 gare, di 12 titoli, però sono ottimista che tutto venga realizzato bene, certo molte soluzioni tipo quella dell'energia elettrica o di altri aspetti sono anche legate a dei costi di realizzazione, molto spesso si vincono delle novità, però insomma, io credo che il buon senso da parte di tutti debba far comprendere che il mondiale è un evento di ciclismo, ma soprattutto è un grande evento di promozione e di valorizzazione del territorio, è un territorio bellissimo, ricco di storia, di cultura, di passione ciclistica, per cui io credo che interesserà a tutti così, realizzare il miglior mondiale possibile per esportare la migliore fotografia dell'Italia nel mondo. La squadra si sta avvicinando come a questo mondiale? Ancora non è stata definita, verrà definita la prossima settimana? Ma ho registrato dalle interviste degli atleti che insomma c'è un po' di polemica fra di loro, questo è significativo che la maglia azzurra ha un valore importantissimo per tutti, a tutti i livelli, sia a livello di juniores, dalle ragazze agli uomini fino alla categoria superiore dei professionisti, per cui se l'avvicinamento porta dietro anche note polemiche, dico che fa piacere perché la concorrenza stimola il prodotto, per cui evidentemente agli atleti interessa molto vestire quella maglia. Ma a noi interessa che quella maglia sia vestita da atleti che siano disponibili ad essere a disposizione del commissario tecnico, di fare il gioco di squadra e di portare il risultato a casa, perché vincere in Italia, soprattutto a livello professionistico, per noi sicuramente è un obiettivo massimo. Se lo rapportiamo alle precedenti edizioni, insomma, dal mondiale di Adorni del 68 abbiamo aspettato ben 40 anni per rivincerlo con Ballan a Varese, per cui insomma cerchiamo di sfatare anche questo tabù.